La fortuna di un vampiro può cambiare in un batter d'occhio. Benvenuta nella tua nuova casa. Bene, buona permanenza. Non è giusto! Oh, una nuova faccia. Sono bloccata con una persona povera! Beh, perché sei finita dentro? È andata più o meno così. Volevo fare uno spuntino con un topo, ma si è scoperto che il suo proprietario era contrario. Polizia! Aiuto! Aiuto! Oh, beh, può capitare a tutti. Ah, che luce! Sorridete all'obiettivo! Ottimo lavoro! Ancora una volta! E così, due vampire molto diverse sono finite a condividere la stessa cella. La cella di una vampira ricca deve essere lussuosa. Oh, cos'è quel rumore? Ah, certo. La sua compagna di cella al verde è al lavoro per costruire una bara di cartone. Ma è di bassa classe. Vediamo. Troppo economica, troppo semplice. Questa è perfetta. La bara d'oro per la signora ricca arriva subito. Adesso va meglio. Oh, scusami se te lo chiedo, ma ho davvero bisogno del tuo aiuto. Sante ciambelle, non posso credere a quello che sto vedendo. Ha beccato le due vampire proprio mentre stavano per mangiarlo. Non così in fretta, voi due. Mangiate queste, invece. Oh, dovrei proprio andare. Ora la vedrai. Ah, che cos'è? Oh, pensate di potermi minacciare, eh? Te la faremo pagare. Bene, è ora di testare il nostro piano di fuga a basso budget. Beh, vediamo cos'è lì. È un'idea davvero semplice. No, 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 no. Tutto tranne quello. Oh, andiamo. Ho detto no. Per favore. Ok, va bene. Libertà, arriviamo. Penso che siamo davvero fuori. Oh oh, cattive notizie. Oh, che piacere incontrarvi qui. Dobbiamo pensare a qualcosa per scappare. Legge 1, vampire 0. Oh, questa è stata un'idea stupida. Che schifo. Oh, guarda, un messaggio dalla guardia. La odio. I vampiri hanno bisogno di sangue per vivere. Il cibo della prigione non basta. Cosa dovremmo fare con questo? È un disastro. Oh, ma aspetta. Non sono favolosamente ricca? Al tuo servizio, padrona. Sushi, pasta, insalate. Ah, non mi vanno. Ho un'idea migliore. Come vuoi, padrona. Ma credo che ti piacerà aggiungere un po' di condimento. Oh, grazie. Oh, vorrei avere anche io i soldi per quello. Ma aspetta, e se... Ah, che male! Ehi, cosa pensi di fare? Ah, è una vampira! Oh, non riesco a sentire il mio brush. Prendi questo, succhia sangue! Finalmente la cena è servita! Oh, è stato semplicemente incredibile! Guarda che fifona, eh? Abbiamo pareggiato i conti, signorina guardia! E non dimenticarti di me, siamo in vantaggio! La visita del suo ragazzo è l'unica gioia di Lizzie durante la permanenza in prigione. Oh, sono felice di vederti di nuovo. Il tuo amore è l'unica cosa che mi tiene in vita in questo buco. Oh, beh, Lizzie, vedi, voglio rompere. Cosa? Vuoi rompere con me? Mostro! Prendi questo! Oh, fatela finita voi due. Questo appuntamento è finito. Nel frattempo, Carrie sta trascorrendo le sue ore di visita in modo più efficiente. Ha il miglior avvocato di tutto lo Stato dalla sua parte. La libertà non è gratis, sai? Oh, i soldi non sono un problema. Oh, mi ero dimenticata del vetro. Ok,
Se l'avvicina alla libertà, Carrie non ha paura di usare le sue zanne. Così va meglio. È stato fantastico fare affari con te. Bene, allora me ne vado. Cosa? Mi ha truffata! Cosa sta succedendo qui? Ho bisogno di rinforzi! Attenzione, oggi c'è in servizio l'agente Bobo. Oh, guarda che bel cucciolo! Vieni dalla mamma! Ehi, cosa stai facendo? Portate via quella bestia da me! Fermati, fermati, ti supplico! Sembra che la nostra vampira povera abbia il cuore in pezzi. E la sua coinquilina ricca non se la passa molto meglio. Non posso credere di averlo amato! Oh, è un aspetto orribile oggi! Dammi il 5! La legge ha vinto ancora! Bene, questa è stata una giornata produttiva, ma è ora di prepararsi per la notte. Oh, buonanotte a tutti! La guardia ci è cascata, non sa che i vampiri non hanno bisogno di dormire. Guarda, questa è la nostra possibilità di fuga! Come faremo a prendere le chiavi? Oh, ho un'idea! La vampira povera ha un pratico trucchetto da mostrarci. Guarda, impara! Yeehaw! Ed ecco le chiavi! Oh sì! Sei un genio, Lizzie! Ora apri! Silenzio! Non possiamo svegliare la guardia! Shh! Stavamo per essere beccate! Dai, seguimi! Ah, mi stai prendendo in giro! Anche se... Nina, Nina! Non sei più una dura, eh? Ah! Beh, non perdiamo altro tempo! Perdenti? È uno scherzo? Ah, sei stata tu! Vi ho preso in giro per bene! Chi è la guardia più cool in circolazione? Io! Io! Oh, è così imbarazzante! Beh, torniamo nella nostra cella! Beh, immagino che questo tentativo di fuga sia fallito! Ehi! Sapete che giorno è oggi? Sarà mio! Lo vedremo! La vampira ricca si regalerà un restyling con una beauty box, ma quella povera dovrà accontentarsi di un bidone della spazzatura. Cosa c'hai, problemi? Patch per occhi in oro massiccio. Bustine di tè, stesso effetto per una frazione del prezzo. Guarda il mio piumino da cipria, è una pelliccia di lusso. Niente di che, dai un'occhiata al mio trucco. Mi servono solo polvere e un rullo. Beh, io uso solo marchi di lusso. Vediamo se reggono il confronto con il caro vecchio carbone. Guarda com'è bello il mio eyeliner. Guarda questo cerchietto di diamanti Swarovski. Dai un'occhiata al mio trucco per arricciare i capelli. Ora, per gli ultimi ritocchi, Lizzie sta cercando un'elegante tinta rosso sangue. Vediamo chi vincerà il concorso. Il lusso o la creatività economica? E la vincitrice è... Oh, dai, dillo! Lori? Oh, sono io! Oh, questo è un vero onore! Ehi, non è giusto! Imbrogliona! Allontanatevi da me! Sha! Oh! Spray all'aglio! Oh! Ah! Profumo di vittoria! Oh, non vedo l'ora di uscire di qui! Anch'io, anch'io! Ehi, le patatine fanno male! Oh no, tutto tranne lo sport! Bene, ragazze, siete pronte? Ah! Cosa stai facendo? Muoviti! Due! Ah, non ce la faccio più! Niente riposo per voi! Iniziate a correre! Questo è un incubo! Non dirlo a me! Oh, bingo! Ho un'idea! Useremo la nostra super velocità da vampiro per allenarci più velocemente! Ed ecco un piccolo regalo da parte nostra come ringraziamento! Ti siamo molto grate! Toglietemela di dosso! Che ridere! Ah, me la pagherete per questo! Non è stato divertente, neanche un po'! L'abbiamo proprio fregata!
Ehi, niente rifiuti! I vampiri sporcano dove vogliono. Beccati questo lancio da 3 punti. Ah, basta! Questa è stata l'ultima goccia. Oh sì? Cosa hai intenzione di fare? Ecco cosa. Ops, mettiamoci in salvo! Tornate qui! Non mi prendi! Ehi, possiamo fermarci un secondo? Fuori di qui! Ehi, non è giusto! Finalmente siamo libere! Ma andavamo così d'accordo! Oh, è così carino da parte tua dirlo! Dai, Lizzie! Sì! La libertà! Finalmente! La polizia sta reclutando, eh? Sembra allettante! Beh, devo dire che sto benissimo in uniforme! Ma la nostra indigente Mavi non si annoierà qui! Dopotutto, la sua compagna di cella è la ricca Mary! Perché c'è così poca classe qui? È così sporco! Le mie scuse, signorina Mary! Lo sistemerò subito! Benvenuta nella sua nuova villa! Così va meglio! Non aspettarti una mancia! Siete qui da molto tempo, signore! Che cos'è questo? La misura oversize non fa per me! Ma con la carta oro Mary Bank puoi avere tutte le taglie che vuoi! Così va meglio! La cella della ragazza ricca è al massimo del glamour! Mary è felice di avere un cambio di vestiti! Wow! La mia prima felpa con cappuccio! Ed è praticamente nuova! Wow! È così comoda! Dove vivevi prima, amica? Questo odore da 4 soldi mi sta uccidendo! Oh no! Sta per vomitare! Agente, venga qui! Che c'è, allora? Devo comprare un paio di cose, posso? Questo è allettante! Ma l'orgoglio di un ufficiale viene prima di tutto! Non se ne parla, signorina Mary! Che ne dice di queste, agente? Nessun poliziotto può resistere al gusto delle ciambelle! Alla fine si può fare un'eccezione! Fate venire qui un corriere! Ehi, fretta! Il servizio riconsegna è qui! Mary può finalmente dare un tocco di classe a questo posto orribile! Non vedo l'ora di abbellire un po'! Queste ciambelle mi sono valsa la pena! Lo sponsor di questo fantastico interno è la carta di credito illimitata di Mary! Anche Mary ha molte idee di design! E tutte quelle scatole sono davvero utili! Mary non potrebbe essere più felice! Nessuna prigione al mondo ha una suite come questa! Come va laggiù, vicina? Oh, Mary! La tua casa è così bella! Anche il tuo pane è d'oro! I poveri non possono toccarlo! Sì, può andare bene! Creiamo un confine monetario tra di noi! Non pensare di passare dalla mia parte! Beh, sta bene dove sono! Cosa c'è di più carino delle decorazioni fatte a mano? Di buon gusto e ecologiche! Spero di rimanere qui per molto tempo! Attenzione, prigioniere! Chiamata per la posta! Prendete i vostri pacchi! Evviva! Spero che sia pane! Assolutamente no! Spero di ricevere una torta! Forza, forza! Non ho tutto il giorno! Wow! È davvero pane! È ora di vivere! Bene! Abbiamo anche una consegna segreta! Oh sì! Anche questo sarà utile! Questo pane nasconde sicuramente molti segreti! Wow! È un'intera cassetta degli attrezzi! E Mavi sa molto bene come usarli! È ora di dare vita a questa idea! Tutto fatto! Uno scaffale per contenere le razioni della settimana! Lo metterò nel punto migliore della stanza! Una mensola, così di cattivo gusto! Mary farà di meglio! Sembra deliziosa! Oh no! Aiuto! Oh no! Ti stai strozzando! Ti aiuto io! Ma c'è un confine tra le ragazze e Mavi non può oltrepassare dall'altra parte! Scusa, amica! Ops! Eccola! La nostra via d'uscita! È ora di scappare! Ci siamo! È inutile! Nessuna delle chiavi entra! Qualcuno mi porti via da qui! È ora di cena in prigione! Le prigioniere possono aspettarsi una sorpresa dallo chef! Il piatto di oggi è il porridge!
Sembra delizioso. Da qui in poi ci penso io. Mi serve solo un cucchiaio. Ops, ora Mavi non ha più utensili. Ma ha un altro cucchiaio. Oh oh. Nel frattempo la nostra ricca ragazza Mary riceve un trattamento speciale. Una cena VIP deve essere servita su una bella tovaglia. Ora è il momento della portata principale. Buon appetito, signorina Mary. Il cibo della prigione non è poi così male. Basta avere una carta di credito oro. Mamma mia, è in grossi guai. Questo porridge è imbattibile. Cosa diavolo sta facendo? Mary, guarda cosa ho fatto. Non mi freghi, Mavi. Posso farlo anch'io. Dividiamo le forchette e trasformiamole in un puzzle dorato. Ora ho un nuovo pettine fantastico. Aspetta, ma come faccio a mangiare adesso? Beh, userò le mani. Wow, sei incredibile. Puoi gestire un'attività anche da dietro le sbarre. E Mavi è brava a farlo. Tatuaggi, tatuaggi economici. Entrate, non siate timide. Ed ecco il nostro primo cliente. Questa startup è destinata al successo. Mary non se lo perderebbe per niente al mondo. Mavi, voglio un tatuaggio. I soldi non sono un problema. Wow, che offerta generosa. È una fortuna. È ora di mettersi al lavoro. Il tatuaggio è venuto davvero bene. Tesoro, me ne serviranno altri. Sei sicura, Mary? Come vuoi, facciamolo. Wow, lo adoro. Ora sarò così cool. Ecco la tua paga. Grazie, Mary. Scommetto che le piacerebbe averne un po', signora. Non c'è mai un giorno di noia in questa prigione. L'attività di oggi è la terapia occupazionale. Abbiamo quasi finito. Il lavoro di squadra funziona alla grande. Ma la gente Lizzy oggi è cattivella. Questo non va bene. State facendo un lavoro terribile. Rifate tutto. Sto aspettando. Mavi, guarda. Leghiamola, sei d'accordo? Ottima idea. Corriamo. Ma prima assicuriamoci che la strada sia libera. Agente, siamo qui. Ehi, noi ce ne andiamo? Ehi, sei ancora con noi? La guardia è molto occupata. Il mondo intero può aspettare. Ora o mai più, Mavi. Seguimi. Non c'è nessuno, Mavi. Oh, ma ora che si fa? Ho un piano, amica mia. Tutto tranne questo, Mavi. Non abbiamo scelta, Mary. Vado io per prima. Tu seguimi. È il momento di un viaggio in un water estremo. È come le montagne russe. Ci siamo! È stato tutto inutile, Mavi! La nostra fuga è fallita! È il tempo perfetto per fare un po' di esercizio in prigione. A parte le guardie che ti alitano sul collo. Buon divertimento! E non pensate di scappare! Wow! Sono pesanti! Non riesco nemmeno a muovermi! È una prigione, non un campo estivo! Anch'io ho bisogno di un po' di tempo libero dai detenuti. Sembra che stia dormendo. La libertà è così vicina. Oh, forza! Ai! Ma così male! Questo è un problema che solo il denaro può risolvere. Tocca la carta qui. E potrai allungare la tua catena. Ehi! E io, Mary! Puoi congratularti con me? Sono libera! Questo è molto meglio. Le passeggiate in prigione possono essere piacevoli dopo tutto. Soprattutto senza guardie in giro. Agente, Mary è appena scappata. È laggiù. Deve prenderla. Credo in lei, agente. Ti pentirai di avermi abbandonata, amica. Ehi! Oh, sono di nuovo qui. Consegni la sua carta oro, signorina Mary. È tutto un malinteso, agente. Non sei contenta? Li hai avvisati tu, Mavi? Oh, certo che no. Perché dovresti pensarla? La prigione si sta preparando per una festa straordinaria. La cella è cambiata in modo irriconoscibile. Buon compleanno, agente Lizzy. Sei l'ospite d'onore di oggi. Ti stavamo aspettando. Vuoi uno spuntino? Sembra che il duo criminale abbia un piano. Ma prima devono distrarre la guardia. E la trappola a forma di ciambella funziona sempre. Si metta comoda, agente. Ha funzionato, Mavi. Dica cheese, agente Lizzy. Diventerà una star! Ehi, tornate qui! Ce l'abbiamo fatta davvero, Mavi!
Sei la migliore compagna di cella di sempre! Ci trasferiamo! Che stanza grande! Maeve, voglio il letto superiore! Non ti dispiace, vero? Sì che mi dispiace! Il secondo piano è mio! È meglio non discutere con Maeve! Anche sotto andrà bene! Ed è qui che andrà Polly! Ma ecco il problema! C'è un'altra sorella! Eccovi, ragazze! Sono qui! Ma dove dormirà Wendy? Scusa, il secondo piano è occupato? No, Wendy, non pensarci nemmeno! Perché non ti sposti, Polly? Wendy, non c'è abbastanza spazio! È questo che fanno le sorelle! C'è solo una via d'uscita! Costruirsi un letto a parte! Ottimo! Ci sono materiali da costruzione qui! Mettiamolo qui, seghiamolo e dipingiamolo! Verrà perfetto! Nel dormitorio puoi trovare tutto quello che vuoi, anche gli attrezzi da costruzione! Iniziamo a creare! L'importante è non sbagliare le dimensioni! Misurare! E poi tagliare! Wendy, che stai facendo? Sei fuori di testa! Oh no, ragazze! Presto ci sarà un terzo letto qui! Non puoi abbandonare tua sorella! Polly, dobbiamo aiutarla! Seguimi! Ragazze, ci sono! Andiamo! Tenete il passo! Metteremo il letto contro il muro, proprio qui! Sì, ecco un altro dettaglio! Vai pure, sorella! Come vuoi, Maeve? Anche la seconda parte del letto è al suo posto! Non resta che comporre questo puzzle! Ora ci penso io, ragazzi! Polly è la maestra dell'abitatore! Ma c'è ancora una cosa da fare! Mettere insieme i tre letti! Le fascette faranno il loro lavoro! Semplici e sicure! E le doghe dovrebbero essere sistemate! L'affidabilità prima di tutto! È fatta, ragazze! Dov'è il materasso? Eccolo, Maeve! Così va meglio! Ognuno ha il proprio letto ora e niente discussioni! Ma i mobili in legno sono troppo noiosi! Il nuovo letto deve essere dipinto! Il giallo caldo è un'ottima scelta! Se si lavora in squadra, le cose andranno molto più velocemente! Ragazze, ce l'abbiamo fatta! Grazie dell'aiuto, siete le migliori! E ora una soffice coperta! Maeve la vuole scura! E la prima cuccetta sarà tutta rosa! Sarà così accogliente! Ma Wendy ha un altro piano! Ha sempre con sé i suoi supereroi preferiti! Ok, ma manca qualcosa! Sì, una testiera rosa! Decora la corona con pezzi di gomma piuma dorata! Il risultato è così... regale! E questa parete sarà drappeggiata con del tulle! Stupendo! Dove sono i miei giocattoli preferiti? Vieni dalla mamma, ti piace qui! E Maeve vuole che il suo letto sia originale! Presto sarà irriconoscibile! Ritaglia la fiamma rossa e incollala alla parete! Ora aggiungiamo un po' di oro! Molto meglio! Ah, questo sì che è un fuoco! E se aggiungessi del metallo? Questa bella catena sta finalmente tornando utile! E Wendy avrà un letto scientifico perché adora studiare! Albert, fai come se fossi a casa tua! E gli adesivi con le formule renderanno la stanza ancora più bella! Lunga vita alle A! Fai sapere a tutti che qui vive una studentessa di serie A! Di più cose rosa! I quadri stanno benissimo! Ma sembra che non ci sia abbastanza luce! Ma Polly sa cosa fare! Attacca la ghirlanda al soffitto e accendi le luci! Wow, è magico! Nascondi la rete con del tulle! Ma non è tutto! Qui sotto il buio rovina tutto! No, così non va! Ho un'idea! E il rosa torna in soccorso! Attacca una tenda al bordo del letto e il gioco è fatto! E Maeve è ancora al lavoro! Dei simpatici ragni si stanno insediando! Ancora più ragnatele! Ragni, occhi rossi! Inquietante! E naturalmente i suoi poster preferiti! C'è sempre spazio per loro! E queste ghirlande daranno un'atmosfera speciale al secondo piano! Non è affatto spaventoso! Evviva! Mancava solo il cuscino! E Wendy ebbe una grande idea!
Questa palla diventerà un mini pianeta. Ha solo bisogno di un po' di vernice. Ha un aspetto fantastico. E ora attacchiamo il pianeta al soffitto. Ma non ha finito. Ci sono molti altri pianeti. Ma questo non spaventa Wendy. Ha già un'intera galassia. È pronta per nuove scoperte. La costruzione è finalmente finita. E ora prende piede la noia. Cosa dovremmo fare? Ragazze, facciamo una zona relax. Decoriamo questa casetta e stiamo insieme. Ehi, è un'idea! Ragazze, riuniamoci! Al lavoro! Iniziamo con il soffitto. Rendiamolo giallo. Un paio di secondi e il soffitto è stupendo. Ragazze, non andate da nessuna parte. Torno subito. Polly e Wendy hanno ancora molto da fare. Copriamo le pareti con un panno leggero. Wendy, aiutami! E Maeve si occuperà di quel vecchio pneumatico. Ma prima deve essere verniciato. Perché non scegliere un arancione brillante? Ragazze, guardate! Vi piace? Maeve, cos'è quella? Non ci arrivate? Sarà la nostra poltrona! Oh mio Dio! Non ridete, devo pensare! Ok, questa sedia ha bisogno di un po' di lavoro. Giusto, farò un'imbottitura morbida. È facile! Uno strato di tessuto, della gomma piuma e poi uno strato ricompensato. Avvolgo il sedile nel tessuto e lo fisso con dei punti metallici. Fatto! Che ne dite, ragazze? E Polly avrà una sedia gonfiabile. Molto creativa. Fai pure, sorella. Oh, è dura! Ma Polly può farcela. E al posto del sedile può usare dei morbidi cuscini. Ragazze, guardate! Vi piace? E a Wendy mancano i mobili. Ma sa già cosa fare. Perché inventare qualcosa di nuovo quando c'è una poltrona a sacco? Sì, sei la più intelligente! Ragazze, qui fa troppo buio! Diamo una rinnovata a questo posto! Mi piacerebbe, sorellina! Ragazze, servono dei triangoli! E grandi! Prendete le forbici e mettiamoci al lavoro! I pezzi sono pronti! E ora? E ora possiamo unirli con il nastro adesivo! Ecco fatto! La ghirlanda luminosa ha proprio un bell'aspetto. Silenzio! Le tre sorelle sono impegnate! Stanno facendo i compiti! Ragazze, ci siamo! Non siate pigre! Odio la scuola! Ragazze, concentratevi! La conoscenza è potere! Non lo è! Hai visto, Wendy? Non imparerò mai! Non chiedermelo nemmeno! Maeve, forza! Andrei bene! Aspetta! Questo potrebbe diventare un tavolo. E saremo più comode per studiare. Hai ragione, Wendy! Aggiungiamo le ghirlande. Ora ci penso io. Avvolgi la gamba del tavolo con le ghirlande. Ed ecco il piano. Maeve ne sta facendo uno. Taglia un cerchio con la carta da pacchi. Poi attaccalo. Senza colla, basta la normale lacca per capelli. Ragazze, sono pronta! Ecco il momento della verità! Mettiamo insieme i pezzi ed ecco il tavolo! Ora studiamo! Oh, è così bello imparare così! Cosa devo fare se devo spiegare una formula complicata? Ragazze, scrivete! Dividi qui, moltiplica lì... Polly, che sta facendo? Non lo so, forse sta imparando! Non c'è modo di fermarla! Le formule sono così interessanti! Ehi, sorella, non vedo nulla! Non vedi? Dici? È un evidenziatore! Lo illuminiamo e basta! Wow! Cosa può fare la scienza? Continuate a imparare! Ma i libri sono così faticosi! È ora di fare una pausa! Ehi, che fate? Abbiamo appena iniziato! Sveglia, ragazze! Bene, ci penso io! È il momento di uno scherzo! A Maeve serve solo la penna fluorescente! Sogni d'oro, Wendy! E sogni d'oro a te, Polly! E ora la magia della luce! E naturalmente una foto! Le sorelle lo adoreranno! Oh, scusate, non volevo svegliarvi!
Oh, sì, le adorerete. Guarda, Polly, è davvero divertente. Ma Wendy non capisce lo scherzo. Questo è un pennarello per studiare, non per divertirsi. Neve è una causa persa. Cosa facciamo nel tempo libero? Guardare i programmi preferiti, ovviamente. Wendy, sposta, ti voglio guardare. È una serata film solo per due. Niente terzi incomodi. Ragazze, non è giusto, voglio guardare anch'io. Maeve, dove vai? Wow, è un'idea fantastica. Credo lo sia, Polly, dammi una mano. Il letto a tre piani si trasforma in un vero e proprio cinema. Basta mettere la TV sulla scatola. Maeve, abbiamo dei vecchi CD. E a che servono? Cosa? Per decorare la parete, ovviamente. Ottima idea, Polly, sarà fantastica. La zona cinema è stupenda. Wow. E Wendy ha già gli snack. Così lo spettacolo sarà più interessante. Condividiamo le patatine e prendiamo posto in sala. È fantastico! È un nuovo episodio! Ma dobbiamo rimandare il film, dobbiamo studiare. Il tempo sta per scadere. Già, Wendy, cosa faremmo senza di te? Torneremo qui più tardi, nel nostro letto a castello preferito.